ritira la medaglia il figlio Antonio, accompagnato dal sindaco di Canzano Maria Mascini. Giovanni Mascini, deportato dal 9 settembre 1943 al 18 luglio 1945. Alla memoria di Roberto Loggeri, deportato in Germania dall'8 settembre 1943 al 12 aprile 1944. Alla memoria di Flaviano Martinelli, deportato in Germania dal 30 novembre 1943 al 20 aprile 1945. Quattro medaglie ai familiari di persone che hanno subito la deportazione e che sono sopravvissute ai campi di sterminio, ma le medaglie saranno consegnate all'onore. Questa provincia prevedeva la consegna di 5 medaglie d'onore, ma tra questi c'era anche una persona ancora vivente, tuttora vivente, una persona sopravvissuta ai campi di sterminio, che però sarà insignita della medaglia d'onore dal capo dello Stato direttamente nella cerimonia che si svolgerà al Quirinale nella stessa mattinata odierna. Quale può essere il messaggio del rappresentante di governo per il giorno della memoria? Il messaggio per il giorno della memoria è che occorre ricordare la più grande tragedia che ha sconvolto l'umanità. È vero che la storia ci ha portati sempre davanti a tanti orrori e a tante situazioni di discriminazione, di guerre, delle più varie, diciamo, nefandezze e più grandi orrori, però questo della Shoah rappresenta l'orrore più grande, perché è stato concepito e organizzato con una lucidità e una freddezza che non ha eguali nella storia dell'umanità, ritengo. Si tratta di una strage programmata che mirava a togliere tutta la popolazione ebraica dalla faccia della terra, dall'Europa, e distruggerla completamente, levarla completamente di mezzo, e per questo sono stati istituiti oltre 15.000 campi di concentramento e campi di sterminio dove le persone subivano ogni sofferenza e nei quali veniva distrutta completamente anche la dignità, la stessa dignità umana.